Si è svolta nella sala consiliare del comune di Girifalco la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Giuseppe D'Agostino, decano dei giornalisti calabresi. Il professore D'Agostino ha trascorso a Girifalco gli anni della sua formazione culturale e professionale, mantenendo saldo il legame con la cittadina. A 18 anni, dopo aver seguito un corso di giornalismo, ha iniziato a scrivere proprio da Girifalco per il quotidiano Il Messaggero. D'Agostino, nato nel 1932 a Monte Rosso Calabro nel Vibonese, è residente a Catanzaro, dove continua ad esercitare la professione giornalistica avviata nel 1957 con la fondazione de Il Popolo Calabrese, uno dei periodici italiani più longevi, e dell'agenzia Premi Mostre e Pubblicazioni, collaborando al contempo con importanti quotidiani per la RAI e alcune televisioni regionali. Professore D'Agostino, mai conferimento fu più appropriato dal momento che lei, insieme alla sua famiglia e in primis il suo padre, ha contribuito al progresso di questo territorio da un punto di vista sociale, culturale e anche letterario? Senza dubbio, infatti mio padre fu quello che per primo fece rifare il nosocomio, l'ospedale psichiatrico che provinciale che ha sede qui a Girifalco, ma poi è insegnato per 20 anni ed ha fatto il giornalista per tutto il periodo che è rimasto. Bisogna seminare per raccogliere. Io ho seminato, certo. La mia famiglia ha seminato, mio padre ha seminato, e ecco perché questi sono i frutti, insomma, che abbiamo oggi. Vuole lanciare un messaggio così alle nostre telecamere ai girifalcesi? Ai girifalcesi, devo dire, vorrei dire tante cose, però una cosa in particolare è che amino di più il loro paese natio, perché quando si perde la giovinezza si perde tutto. Grazie, professore. Grazie. Auguri. La cerimonia è stata anche l'occasione per ricordare due personalità del mondo dell'arte di Girifalco: il poeta Francesco Zaccone, per avere saputo raccontare l'arte in tutte le sue infinite declinazioni, e il pittore Vincenzo Lamantea, per avere saputo raccontare con le sue opere la bellezza in tutte le sue forme, portando alla ribalta Girifalco.